Ciao, oggi iniziamo in piedi. Sistematevi con le gambe prima unite, stringete forte l'interno coscia, allungate bene la colonna verso l'alto, fate scivolare le spalle verso il basso e allungate l'apice della testa verso l'alto. Inspirando, fate scivolare le spalle e espirando allungo l'apice della testa verso l'alto. Stringo forte l'interno coscia, premo bene i piedi, sprofondo i piedi al centro della terra e mi allungo verso l'alto. Risucchio bene l'ombelico, stringo leggermente i glutei. Inspira, espira, sto qua. Scivolo con le spalle, le apro, scivolo con le scapole indietro e allargo bene le spalle. Allungate l'apice della testa, poi da qua allargo le gambe, larghezza delle spalle, premo sempre bene i piedi, premo i polpastrelli, spingo sempre verso il centro della terra, verso il basso, la pressione dei piedi e da qua allungo l'apice della testa, poi sollevo le braccia in avanti. Dovete avere la sensazione di stringere due matite sotto le ascelle, quindi abbassate le spalle, tenete sempre l'ombelico risucchiato, sguardo in avanti, da qua inspira, espirando mi siedo, porto il peso dietro sui talloni e espirando scendo piano piano con la schiena dritta sul petto, piano vado giù fin dove riesci. Date uno sguardo alla punta dei piedi, se sono sotto le ginocchia siete nella posizione giusta, se invece non vedete i piedi dovete andare un pochino più indietro, il peso è dietro sui talloni. Da qua inspira per tornare su, risucchiate l'ombelico, spingete dai talloni, spingi verso l'alto e stringi i glutei. Ok, da qua tieni sempre la pressione delle braccia verso il basso, le mani, le dita unite, spingi, inspira, espirando di nuovo vai giù, squat, ti siedi, vai indietro, tieni sul petto, tienilo su. Schiena dritta, vai con le spalle indietro, occhio a non stare così, nascondere il collo, spalle indietro, collo bello lungo, stai indietro, indietro, le dita dei piedi si sollevano ma continua a spingere verso il basso, inspira, espirando, attiva i glutei e piano sali, ottimo, sollevate e andate sulle punte dei piedi. Su, inspira, tenete il collo dei piedi allineato, occhio a non spanciare, a spingere il piede verso l'esterno, dritti. Inspira, spingi sempre giù, espirando, mi siedo. Vai con le spalle indietro, collo lungo, tira sulle ginocchia, inspira, espira, sali. Ottimo. E piano giù, tieni sempre sulle braccia, sali a metà, unisci le ginocchia, premi fortissimo, stringi un fogliettino di carta tra le ginocchia, ma stringi forte, 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 attiva l'interno coscia, inspira, espirando di nuovo, scendi, schiena dritta, giù le spalle, vai giù, vai giù, vai giù, continua a premere le ginocchia, stringi forte l'interno coscia, stringi, 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 inspira, stai qua, molleggia, 1, 2, 3, sali, stringi le ginocchia, sali, stringi, sali, e stop, e torna giù, inspira, unisci i piedi, snocciola la colonna e vai giù, una vertebra alla volta, lascia cadere la testa, il collo e le spalle, inspira, risucchio l'ombelico e piano sali. Stringi sempre l'interno coscia, l'ombelico risucchiato e riallinea una vertebra sopra l'altra. Da qua, solleva le braccia, scivolo giù con le spalle, apri le braccia a candelabro o a cactus. Da qua, spingi giù sempre le scapole, ombelico risucchiato e vai. Facciamo questo movimento per riscaldare bene le braccia. Giù, su, giù, su, giù, su, l'ultimo. Senti questa rotazione della testa dell'omero.
Ti fermi qua al centro, da qua stringi forte l'interno coscia, ruota il busto, inspira, espira, tieni fermo il bacino, inspira, inspira, e stop. Mi fermo, distendo le braccia verso l'alto, inspira, espirando spingo giù i gomiti e avvicino le scapole, di nuovo inspira, espira. Vai a spingere dietro i gomiti e avvicina le scapole. Senti le scapole dietro che si avvicinano e immagina di stringere tra una scapola e l'altra un nocciolino, un chicco di caffè. Inspira, sali, espira, vai. L'ultimo, inspira, espira. Stop. Ti fermi di nuovo a metà. Adesso lascia cadere giù il braccio, distendi l'altro braccio, risucchia bene l'ombelico, allungati verso l'alto e fai una flessione laterale. Spingi il fianco verso l'esterno. Scivola giù con la mano. Rilassa le spalle. Inspira, espira, torna su. Ricambio, solleva l'altro braccio, scivola giù. Fuori l'aria. Senti l'allungamento delicato, senza esagerare, dei muscoli laterali. Tieni sempre l'ombelico risucchiato. Chiudi bene le costole. Lascia cadere giù il braccio. Senti qua i muscoli che tirano, che si allungano. Spingi il fianco. E piano ritorna su. Solleva tutte e due le braccia. Unisci e incrocia le mani. Allungati verso l'alto. Stringi le braccia. E ti allunghi verso l'alto, tieni sempre l'ombelico risucchiato, ti allunghi, inspira, espirando dondola delicatamente a destra e a sinistra, ma devi avere le gambe fortissime, i piedi che spingono verso il basso, tieni gli alluci uniti, i talloni uniti e dondola, gambe super forti come il tronco di un albero e sopra il busto leggero, leggero che dondola come le foglie al vento. Vai, dondola. Tutte le volte che passi al centro ti allunghi e poi dondoli. Ti fermi al centro, inspira, sguardo in alto, espirando fai una leggera estensione. Stringi forte i glutei, allungati e poi vai indietro. Sguardo indietro, inspira, espira, piano piano sali. Sciogli le braccia, snoccioli piano piano, una vertebra alla volta e vai giù un roll down. Lascia cadere la testa, il collo e le spalle. Inspira, risucchia l'ombelico e piano piano torna su. Solleva un ginocchio, spingi giù bene il fianco, metti le mani sopra il ginocchio e qua facciamo una leggera contrazione. Le mani spingono verso il basso e il ginocchio lo spingi verso l'alto. Spingi, senti come si attivano i muscoli, risucchia bene l'ombelico e fai questo lavoro di contrazione statica. Rimani sempre dritto, spingi il gluteo in avanti dell'altra gamba. Tieni il ginocchio dritto, continua a spingere 4, 3, 2, 1, cambio, inspira, allarga bene il piede, premi l'alluce, tutti i polpastrelli fino al mignolino, sprofonda bene il piede, solleva l'altro ginocchio, stringi e attiva bene il gluteo, spingi davanti, tira su bene il ginocchio, rimani dritta, allineata, giù il fianco, contrazione statica, vai. Continua a spingere. 4, 3, 2, 1, cambio. Allarga, premi, solleva di nuovo l'altro ginocchio. Metti le mani sotto il ginocchio. Inspira, espirando distendi la gamba in avanti. Continua a spingere giù. Il gluteo destro, nel mio caso, spingi. Il gluteo sinistro in avanti, tieni la schiena dritta, inspira, tieni la gamba su, le mani ti aiutano, ma non più di tanto. Attiva il quadricipite,
e piano ritorna. Inspira, vai, solleva l'altro. Spingi in avanti, tieni l'ombelico risucchiato, attiva, solleva il ginocchio, metti le mani sotto la coscia, inspira ma puoi stare anche senza, schiena dritta, distendi. Spingi, spingi, spingi con questo, in avanti, solleva il ginocchio, tiralo, gamba bella dritta, tieni 4, 3, 2, 1 e piano giù. Benissimo, l'ultimo. Solleva di nuovo il ginocchio, apri, 1, di nuovo, tieni sempre la gamba ferma, qua datemi un altro, 2, vai, ancora, 3, l'ultimo, 4, cambio, solleva il ginocchio, tieni tutto in postura, corretto, solleva, tieni qua, vai, in abduzione 4, 3, 2, 1, stop, scendi, benissimo, da qua sollevate di nuovo i talloni, simulate la camminata, 1, vai, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tutte e due su, inspira, collo del piede dritto allineato, espira, scendi, inspira, ti allunghi, roll down, una vertebra alla volta, scivola giù, lascia cadere la testa, il collo e le spalle, inspira, risucchia l'ombelico, piano ritorna su, e la testa sale per ultimo, piega la gamba destra, dai un calcio indietro, vai a prenderti il collo del piede, qua avvicina l'altro ginocchio, rimani allineata e allungata, spingi l'ombelico indietro, il pube in avanti, risucchia bene l'ombelico, allineamento e allungamento, inspira e cambio, in, vai, piega l'altra gamba, vai a prenderti la caviglia o il collo del piede, vai, spingi il ginocchio indietro, risucchia l'ombelico, allineamento, allungamento, tieni, tieni, 4, 3, 2, cerca di avvicinare il tallone al gluteo e stop. Divarica le gambe. Qua, i piedi dritti, attiva l'interno coscia, immagina di avvicinare i due piedi. Da qua, spingi il bacino indietro, inspira, vai, giù con la schiena dritta. Espirando, butta fuori l'aria e vai giù. Lascia cadere la testa, il collo e le spalle. Immagina di scodinzolare. E sposta il peso da una parte e dall'altra. Ancora 4, 3, 2, 1. Ti fermi da un lato. Piano pieghi la gamba, nel mio caso la destra. Vai giù. Stai col peso indietro, apri il piede, spingi il ginocchio in fuori e piano piano ti allunghi, in diagonale. Porta la mano esterna sopra l'altra, continua a spingere il fianco indietro. Attiva l'interno coscia, immagina di avvicinare i due piedi. Inspira, piano ritorna al centro. Chiudi il piede, scodinzola.
Ascoltate il lavoro alla radice delle femorali, dall'inizio degli adduttori. Mi fermo dall'altra parte. Piego dolcemente il ginocchio. Apro il piede. Allungo le braccia in diagonale. Spingo il ginocchio indietro. Senti sempre i muscoli internocoscia, gli adduttori che si vogliono avvicinare. Allunga il braccio destro, nel mio caso. Continua ad andare indietro e poi appoggia la mano sopra la mano sinistra. Mano destra sopra, allungati e vai indietro col peso. Avvicina i due talloni, attiva gli adduttori. Vai giù fin dove riesci e piano ritorna al centro. Ritorni in linea con i piedi, piega le ginocchia. Metti le mani sopra le ginocchia. Avvicina le scapole, vieni su con la schiena dritta. Inspira. Spingi le ginocchia in fuori e piano vieni su. Ok, chiudi. Inspira, allungati bene verso l'alto, espirando, snocciola la colonna e piano piano vai giù. Qua. Piega le gambe, appoggia la pancia sulle cosce, prenditi i gomiti e rilassa completamente la colonna. Rilassa la testa, il collo e le spalle. Ti fermi, lasci cadere giù le braccia, premi le mani sul tappetino. Adesso, continuando a premere le mani sul tappetino, distendi le gambe e avvicina la fronte alle ginocchia. Solleva le dita dei piedi. Risucchia l'ombelico, continua a premere le mani sul tappetino. Se non riesci, rimani con le gambe piegate, ma continua a premere. Inspira, gonfia le costole, respira con la parte alta, risucchia l'ombelico più che puoi. E piano snoccioli la colonna e vieni su. Ok. Incrocia le mani dietro, stendi le braccia, tieni sempre l'ombelico risucchiato. Inspira, ti allunghi, espirando, snocciola la colonna e piano piano di nuovo, roll down. Dondola col busto a destra e sinistra. Lascia cadere giù le braccia. Lasci proprio dondolare a pendolone così, le incroci. Adesso appoggia di nuovo le mani, divarica le gambe. Larghezza del tappetino, piega le ginocchia, ti siedi, spingi le ginocchia in fuori, raddrizza la schiena. Inspira, allungati verso l'alto, continua a spingere in fuori le ginocchia. Risucchia bene l'ombelico e allungati verso l'alto. Inspira, spingi, espirando cresci verso l'alto. Piano, ti siedi e vai giù. Aiutati con le mani a spingere indietro i glutei. Senti l'appoggio degli ischi. Da qua, unisci le gambe, stringi forte i talloni, l'interno coscia. Metti le mani lungo i fianchi. Spingi le mani sul tappetino e allungati verso l'alto. Piano piano cammina in avanti, tenendo la schiena dritta. Fermati qua. Adesso da qua puoi tenere le mani così, fai una prova. Mentre stai con il busto in avanti, prova a sollevare i glutei. E
e poi ti riappoggi. Prova le varie misure, ma devi cercare di attivare bene gli addominali. Risucchia l'ombelico e stacca, anche di poco. O comunque, se non riesci, basta l'intenzione. Anche se non si alzano i glutei, tu da dentro senti che i muscoli stanno lavorando e ci stanno provando. Questo è l'importante. Quindi, risucchia l'ombelico, vai col busto davanti, appoggia le mani, se non ti viene con le mani, appoggia i pugni e poi ti aiuti e ti sollevi. È fantastico per gli addominali, senti anche che ti rinforza anche le braccia e le spalle, ok? Vai, inspira, comunque provaci, e poi giù, ancora, su, giù, su, giù, su, giù, l'ultimo, su, e stop. Allungati di nuovo, inspira, spine stretch, solo la parte alta. Inspira, raddrizza, espira. Inspira, raddrizza la schiena, espira. Ti fermi qua. Mettiti bene alla fine del tappetino. Inspira, adesso piano scendi. Stringi forte l'interno coscia, stringi sotto le ascelle. Espirando, piano, vai giù. Distendi le braccia dietro. Roll up, inspira, espira, sali, inspira, espira, scendi, inspira, espira, l'ultimo in, il prossimo scendo e mi preparo per fare l'hundred. Sollevate le gambe, piega, distendi bene le braccia, sguardo in avanti oltre le ginocchia, da qua, solleva bene il busto, chiudi bene le costole, spingi giù l'ombelico, chiudi, pronte, via, in 2, 3, 4, 5, 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 l'ultimo, in 2, 3, 4, 5, stop, piano, appoggia le mani dietro le cosce, scendi giù col busto, mani dietro la nuca, gomiti dentro il campo visivo, chest lift, inspira, espirando solleva, testa, collo, spalle, vieni su col busto, chiudi bene le costole, inspira, scendi, espira, sali, inspira, scendi, espira, sali, inspira, scendi, il prossimo rimango su, qua, premi leggermente la testa sulle mani, gomiti dentro il campo visivo, tieni il collo leggero, concentrati sul centro, qua, chiudi bene le costole, da qua, torsione del busto, uno, centro, stringi forte le gambe, due, stringi le ginocchia, tre, 4, 5, 6, piano, 7 e 8, scendi giù piano, ok, qua datemi la contrazione statica, inspira, spingi le mani sulle ginocchia e le ginocchia contro le mani, contrazione, stringi bene le costole e spingi giù l'ombelico, vai. Continua con la contrazione statica. Inspira, rilascia. Espira, spingi. Inspira. Vai, espirando, schiaccia giù l'ombelico. Chiudi. Concentrati sui muscoli profondi. Inspira. Spingi giù anche le spalle. E adesso, attenzione. Facciamo quello che abbiamo fatto prima in piedi. Distendi una gamba. Continua.
continua a premere il ginocchio contro la mano. Senti come si attivano i muscoli profondi. Inspiro, cambio. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro, allunga. Senti sempre l'ombelico che viene spinto verso il basso. Ascolta i muscoli come lavorano. In, giù il mento. Tieni la schiena dritta. In, es, in, es, l'ultimo, inspira, espira, e stop, ritorna qua, riporta di nuovo le mani dietro la nuca, gomiti dentro il campo visivo, premi leggermente la testa contro le mani, spingi giù l'ombelico e solleva testa con le spalle. A sto giro facciamo il criss cross, inspira, allunga, e torsione del busto 1, centro, 2, ruota il busto, 3, le braccia rimangono ferme, 4, concentrati, 5, le gambe ferme, bacino fermo, l'ultimo, in, espira, e stop, fermati al centro, inspira, solleva la gamba destra, allunga la gamba sinistra, vai, prenditi il polpaccio, butta fuori l'aria e avvicina la fronte al ginocchio. Allunga l'altra gamba, allunga il fianco destro. Inspiro, cambio gamba. Espira. Ancora 4, 3, 2, 1. Ti fermi su, unisci i talloni, stringi l'interno cosce e piano piano vai giù. Apri le braccia a croce, piega le gambe, side to side, spingi giù bene le spalle, vai qua, spingi giù bene l'ombelico, piega le gambe, vai verso destra, inspiro, tieni le ginocchia unite, espiro, spingi con la gamba sotto per salire, inspiro, vai di lato, espiro, inspiro, espiro. Piccola modifica. Vado a destra, inspirando, espirando, distendo le gambe. Allungo la gamba sopra, tengo sempre i talloni uniti. Inspiro, piego, espiro, ritorno al centro. Vai a sinistra, in, distendi le gambe, butta fuori l'aria. Inspiro, espiro, torno al centro. In, es, in, es, inspira, espira. Inspira e stop. Riporta le braccia lungo i fianchi. Qua. Solleva tutte e due le gambe. Adesso ci facciamo una bella sforbiciata. Destra avanti. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una bella pedalata. 1, 2, 3, 4, 5. Allunga la gamba. 6, 7, 8. Cambio. 8, 7, 6, spingi giù il mento, 5, 4, 3, 2, 1, porta tutte e due le ginocchia al petto, avvicina le ginocchia e dondola delicatamente a destra e a sinistra. Ok, appoggia i piedi vicino ai talloni, larghezza dei due ischi, braccia lungo i fianchi. Inspira, espirando, sgancia il bacino, ruotalo, spingi gli ischi in avanti, scava l'ombelico e adesso stacca una vertebra alla volta. Piano, spingi le ginocchia in avanti, anzi spingi proprio le tibie in avanti, premi bene i piedi, scava l'ombelico, fermati un attimo su in punta. Scarica il peso sulle scapole, sulle spalle. Allarga, libera il collo. Collo leggero, libero, allunga bene l'apice della testa dietro, spingi giù il petto, da qua spingi giù il petto, risucchia l'ombelico, allunga le gambe in avanti, prendi bene i piedi, attiva i glutei e l'interno coscia. Si vogliono avvicinare ma non si avvicinano, tieni sempre lo spazio, premi bene le braccia giù, senti il peso distribuito su tutte e due le scapole.
Inspira, prendi bene i piedi, adesso espirando sprofonda giù lo sterno e una vertebra alla volta ritorna giù. E per ultimo l'osso sacro. Inspira, di nuovo espira, sali, ruota il bacino. Immagina di avere una gocciolina d'acqua che dal pube la vuoi far salire, la riporti qua dove c'è il buchino qua nella gola, ok? In mezzo qua ci sono le due clavicole. Fai scivolare la gocciolina d'acqua e la fermi qua. Inspira adesso, espirando, fai di nuovo scivolare la gocciolina, la riporti in basso, una vertebra alla volta, inspira. Questo è fantastico per allungare la colonna e sentire il movimento tra una vertebra e l'altra. Immaginatelo. Inspira, vai. Espirando, risucchia l'ombelico. Fai scivolare la gocciolina. Quindi ricreare lo spazio. Quindi risucchia bene l'ombelico per far scivolare la gocciolina. Fino a qua. Inspira, adesso riporta giù. Sprofonda giù il petto. Senti bene l'appoggio, la cerniera dorso, lombare e per ultimo, ok, riporta sulle gambe, mani dietro le cosce, spingi i talloni in avanti, piano piano vieni su, inspira, vado in quadrupedia. Mi metto al centro del tappetino. Sbilancio il peso avanti e indietro. Qua vi chiedo, provate a spingere tutto il peso sulle tibie, spingi le tibie verso il basso e spingi sul collo del piede. Ok, mentre sei qua, ti fermi al centro. Prova a sentire questa sensazione di spinta su tutte le tibie da alleggerire leggermente le ginocchia. Risucchia l'ombelico, spingi bene le mani sul tappetino e senti questa contrazione che ti spinge verso l'alto, solleva di pochissimo le ginocchia. Vai, prova. Inspira, appoggia. Espira, vai, distribuisci tutta la spinta su tutta la tibia e sul collo del piede. Spingi le spalle indietro. Facciamo la stessa cosa con l'appoggio dei gomiti. Tieni i gomiti alla larghezza delle spalle. Spingi bene gli avambracci, apri bene le mani. Di nuovo come prima, spingi sulle tibie e sul collo del piede. Inspira, appoggia. Espira. Rimanendo così, proviamo a fare... Inspira in arca, muoviamo la schiena, espira schiena curva, inspira in arca, espira schiena curva, inspira in arca, espira schiena curva. Fate dei micro aggiustamenti, comunque ascoltatevi, esplorate quello che vi sta mandando indietro il vostro corpo. Provate adesso a, tenendo la schiena curva, sguardo verso le ginocchia, sbilanciate il peso in avanti e provate a staccare leggermente le ginocchia. Allarga le spalle, spingi bene sugli avambracci e sul collo del piede. Inspira, in arca vai indietro. Espira, vai in avanti e stacca le ginocchia. Inspira indietro, in arca, espira. L'ultimo. Inspira, espira, e stop. Mi fermo qua, distendo la gamba destra, distribuisci bene il peso sugli avambracci e spingi, continua a spingere gli avambracci verso il basso e apri le spalle, vieni su col busto. Allunga la gamba destra, tieni sempre l'ombelico risucchiato, allunga la gamba, uno, vai su e giù. 2. Porta il ginocchio leggermente verso l'interno. 3. 4. Fai partire il movimento dalla testa del femore. 5. Non è il ginocchio.
6, tutta la gamba che gira leggermente girata verso l'interno. 7, rimani su. 8, da qua piega la gamba, piede flex, spingi sul tallone per 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tieni sempre l'ombelico risucchiato, 2, rimani su, da qua vai verso l'interno, 1, e poi torna su, 2, su, 3, su, 4, su, 5, 6, 7, 8, rimani qua, distendi di nuovo la gamba e adesso porta il ginocchio verso l'esterno, 1 e ritorna su, 2, 3, 4, vai in abduzione verso l'esterno, 5, 6, 7 e 8 e stop, torna giù, ti siedi un attimo sui talloni e allunga la schiena. Solleva il palmo delle mani, di mani sui polpastrelli, continua a spingere i talloni, i glutei verso i talloni e allunga la schiena. Rilassa la fronte sul tappetino. Dobbiamo fare tutto dall'altra parte. Ritorna in posizione. Appoggia i gomiti. Gomiti larghezza spalle. Questa era una prova. Spingi bene sugli avambracci, risucchia l'ombelico, chiudi bene le costole, fai attenzione a non crollare con la schiena. Stendi la gamba sinistra, vai su e giù per 8. 1, allunga la gamba. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, rimani su, piega la gamba, piede flex, spingi sul ginocchio, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, verso l'interno, 1, su, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rimani qua, stendi un attimo e da qua verso l'esterno, 1, piega, 2, tieni su bene il ginocchio, 3, 4, senti che bel lavoro sul gluteo, medio gluteo, 5, e anche sul grande, 6, 7, resisti, 8, e stop, piano riporta giù, ti siedi sui talloni e allunga la schiena. Come prima, solleva il palmo delle mani, premi sui polpastrelli e allunga. Inspira, ritorna in quadrupedia. Punta i piedi. E adesso, stacca le ginocchia espirando. Porta le ginocchia verso destra. Ti siedi. Qua allunga la gamba sopra, appoggia il gomito, porta il ginocchio indietro, da qua spingi sul bacino e ti allunghi in diagonale e ti allunghi qua, allunga tutto il fianco, spingi bene sulle costole,
premi bene il piede sul tappetino, anche il mignolino. Premi, sguardo in basso, piano li appoggia e ritorna giù. Ritorna in quadrupedia. Punta i piedi. Vai dall'altra parte. Inspira, espirando, stacca le ginocchia, gira le ginocchia verso destra, piano ti appoggi, allunga la gamba, distribuisci il peso sull'avambraccio, porta l'altra gamba indietro, premi bene il piede, inspira, porta sul bacino, e ti allunghi. Premi bene il piede, sguardo verso il basso e piano piano ritorni giù in quadrupedia. Avvicina le ginocchia. Ok. Qua. Inspira in arca la schiena, sguardo in avanti e espira schiena curva. Inspira in arca e espira. Ti fermi al centro. Porti la gamba destra in avanti, in mezzo alle mani, distendi la gamba indietro, vai sui polpastrelli, inspira, espirando, distendi la gamba, qua, senza esagerare, cioè senza distendere bene il ginocchio, solo se te la senti, solleva la punta del piede, risucchia l'ombelico, porta la gamba indietro, spingi fin dove riesci, fai partire il movimento dalla radice, risucchia l'ombelico e avvicina la fronte al ginocchio. Cambio, inspira, vai in avanti, vieni su col busto, porta tutte e due le braccia indietro, incrocia, allungati. Inspira, cambia, porta la gamba sinistra avanti, ok, prima ti allinei, fai dei piccoli movimenti per aggiustarti, inspira, espirando distendi la gamba indietro, spingi indietro, senza esagerare, solleva la punta del piede, vai sui polpastrelli, risucchia l'ombelico, inspira e adesso avvicina la fronte al ginocchio. Inspira, espira piano, vai di nuovo in avanti, vieni su col busto, incrocia le braccia dietro, allunga le braccia, inspira e piano vieni su, incrocia le gambe, allungati bene verso l'alto, metti le mani sulle ginocchia, allunga la schiena, schiena curva, inspira, distendi, allunga la schiena, espira, schiena curva, inspira, espira, ti allunghi bene verso l'alto, qua, inspira, apri, flessione laterale, lascia cadere giù la testa, sguardo verso il basso, chiudi, vai in avanti, inspira, vieni su, apri, flessione da laterale, dall'altra parte, butta fuori l'aria, rilassa le spalle, giù, muoviti piano piano, piano ritorna su, inspira. Allunga bene l'apice della testa, spingi giù il mento,
Vieni su. Freddi lateralmente, dolcemente, rilassa le spalle. L'ultimo dall'altra parte. Ok. Sciogliete le spalle se ne sentite la necessità. Dall'altra parte. E per oggi avete fatto un buon lavoro e vi faccio un applauso. Grazie. Ciao, alla prossima.